Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. Anche questo episodio dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo rapidamente di Philips MSX VG8010 e Philips MSX VG8020, i due computer MSX Philips venduti anche in Italia. Un grande successo ebbe la piattaforma MSX in Asia, in Giappone, in Sud Corea, in Taiwan, una discreta accoglienza anche in Gran Bretagna e Germania, una modesta accoglienza in Italia, dove invece Commodore VIC-20, Commodore 64 e la famiglia Apple II la fecero da padrona. Philips MSX 8020, motorizzato da uno Zilog Z80 da 3.5 MHz con 64K di RAM, con una CPU dedicata alla grafica, il VDP, ma una CPU dedicata al suono, il PSG. La macchina era dotata di BASIC in ROM, ma non aveva un assemblatore nella ROM. Philips MSX, dotato di serie di un registratore, aveva uno slot per cartucce o espansioni e presa per un altro registratore, uscita joystick, stampante e uscita video. La piattaforma MSX fu sicuramente una grande occasione, mancata per Olivetti, per entrare nel mercato home computing, riadattando la bella motherboard dell'Olivetti M20, facendolo diciamo aderire alle specifiche MSX, dato che poi l'M20 fu ritirato quando uscì sul mercato l'M24. Andiamo a scorrere rapidamente il manuale utente di Philips MSX in questo viaggio nel tempo passato per farci un'idea da vicino di cosa fosse il Philips MSX. Philips manuale utente in inglese MSX computer del VG8020. Lo si riconosce il VG8020 per il fatto che c'aveva il registratore sulla sinistra, l'8010 ce l'aveva sulla destra, inoltre l'8020 c'aveva quattro indicatori grossi sulla destra per muovere il cursore, mentre la tastiera del VG8010 era decisamente meno ergonomica di quella del VG8020. Le due macchine sono praticamente quasi identiche e difatti il manuale che poi del manuale utente che andremo poi a visionare in una seconda parte di questo video è praticamente identico per entrambe. Questo è il manuale installazione in inglese dell'8020. Andiamo a vedere che cosa era composto. Questo è il manuale di installazione, proprio il minimo essenziale. C'erano i vari spinottini, tutti da diciamo il preset TV, l'alimentazione esterno, l'eventuale presa per la stampante, cioè aveva tutte le sue belle cosine, quindi il pippolino di reset. Era una macchina diciamo assimilabile ad un Commodore 64, con la differenza che c'aveva già il registratore di suo. Qui c'aveva il vano per la cartuccia, il registratore era esterno, l'aveva messo esterno. Ho detto una minchiata, scusate. La presa per il joystick erano frontali, quindi una macchina interamente diciamo identica ad un Commodore 64. Tranne per il fatto che c'aveva uno Zilog Z80. Eccola qui si vede praticamente già le funzioni della tastiera. Un manuale essenziale, 4 capitoli. Eccole qui, caratteristiche: Zilog Z80 3,5 MHz, un microprocessore audio e uno video e uno audio, e quindi di conseguenza la multimedialità dell'MSX era decisamente superiore rispetto a quella degli Apple II, che invece non c'avevano niente di tutto questo e doveva girare il peso di tutto, pesava appunto, lavorava il microprocessore, che comunque essendo diciamo più efficiente e pur avendo un clock inferiore di fatto lavorava come se non un pochino di più dello Zilog Z80. 64K di RAM, poi c'aveva anche il ROM in BASIC, non aveva un assemblatore il Philips MSX. Qui c'era la parte relativa agli spinottini, tutte le porte comunicazione commentate. Un manuale tecnico essenziale ridotto all'osso,
non aveva il formato testo, se non mi ricordo male, l'MSX, ma soltanto il formato video, che poi i caratteri venivano approssimati, un po' come in pratica il Sinclair, se non mi ricordo male. Manuale utente in italiano del Philips VG8010 computer. L'8020, il vano della cartuccia invece che a destra ce l'aveva a sinistra, la tastiera dell'8020 era molto più ergonomica e funzionale, mentre quella dell'8010 era decisamente più povera e un pochino meno ergonomica. L'8020 aveva dei grossi selettori sulla destra per quanto riguarda il cursore, l'8010 invece aveva dei tasti piccolini, ma per il resto il manuale era identico a tutti e due. A parte questo, diciamo, il diverso layout del computer, il manuale appunto era lo stesso. Andiamo quindi a scorrerlo rapidamente per vedere che cosa c'era. Dunque, capitolo 1 relativa all'installazione, capitolo 2 MSX Basic, capitolo 3 l'hardware dell'MSX e poi una serie di appendici che ne andremo a consultare. Sono circa 129 pagine, quindi faremo rapidamente, diciamo, questo un breve viaggio nel tempo. Introduzione, installazione, eccolo qui, questo era il computer, i disegni, non c'erano fotografie, qui vengono spiegate le varie connessioni, quindi le stesse cose di cui abbiamo visto nel modello inglese per quanto riguarda però il modello precedente, quell'altro, l'8020. La tastiera, qui mi ha spiegato i vari tasti funzione che c'erano sulla tastiera, Return, Escape e quant'altro. MSX Basic, veniamo un po', che erano suddivisi per paragrafi con, diciamo, tutte le operazioni. Addirittura c'era anche lo spazio agli sprites e alla musica, cosa che invece non c'era per quanto riguarda, o perlomeno era molto più ridotto per quanto riguarda il manuale dell'Apple 2, che proprio l'Apple 2 non c'aveva niente di questa parte, a differenza del bel manuale del Commodore 64. Quindi confronteremo questo manuale MSX con il bel manuale del Commodore 64. Interlinea e font sono molto più piccoli, quelli del Commodore 64 erano molto più grandi, di facile lettura. Comunque qui si dà una serie di infarinature e di comandi che vengono spiegati, e praticamente uno leggendosi il manuale aveva la possibilità di imparare il Basic in modo da programmare, diciamo, il proprio computer. Qui costanti e variabili con i vari tipi di classificazione, con esempi pratici da in modo da, diciamo, apprendere l'utilizzo del comando, calcoli tramite la funzione print, calcoli istantanei, MSX e il registratore data a cassetta, perché questa era una macchina che era pensata prevalentemente in Italia per averci il registratore, quindi con il contatore di programma, contatore di nastro, altrimenti non ci si capiva niente. Le tabelle, quindi vettori e matrici, le decisioni, quindi la if, vediamo un po' cosa c'erano, subroutine, quindi con il gosub, vediamo un po' le funzioni, MX Basic e lo schermo, eccoci qua. Istruzioni per il colore e di grafici, già qui venivano date delle istruzioni per come stampare, disegnare linee, cerchi, colorati, gli sprites, ecco qui venivano dati i concetti degli sprites con la forma del video in modo da occupare i vari pixel, la musica. Quindi le istruzioni per programmare il chipset musicale con le varie forme di onda che poteva produrre, le istruzioni, MSX Basic e il joystick, quindi vari modi con degli stati, l'hardware MSX, come fare manutenzione, le periferiche, cosa ci poteva agganciare, un televisore, un monitor, il joystick, il registratore, un modem che non serviva a nulla.
le cartucce, la stampante, le cartucce per la stampante, un disk drive eventualmente. Appendici, vediamo un po', appendici sui messaggi di errore, estremamente essenziale questo, funzioni matematiche, tabella dei colori, funzioni di controllo, codici dei caratteri, eccoci qua, ci sono anche i caratteri speciali grafici, parole riservate, la tastiera, il suo uso, quindi il layout con i tasti speciali, specifiche tecniche, eccoli qua, Z80, 3,5 MHz, il processore audio e video, 64K di RAM con il interprete ROM, in interprete basic in ROM di 32K. Connettori, quindi per quanto riguarda con tutta la commentata tutta la parte delle spine, il processore video che veniva brevemente illustrato, bello, con gli sprite in modo da spiegare a cosa servivano, il generatore di suoni programmabile, bello anche questo, estremamente multimediale il Philips, e poi era finito. Ecco, c'è un manuale decisamente molto molto più completo dell'Apple II, diciamo quasi simile a quello del Commodore 64, forse il Commodore 64 a mio avviso era un po' meglio, con un basic un pochino più completo, ma nel complesso diciamo era un bel computer, anche se ovviamente in Italia ebbe poco successo, perché il Commodore 64 e gli Apple II guadagnarono praticamente una grande fetta di mercato, un'occasione persa per la Olivetti, perché indubbiamente avrebbero potuto la Olivetti agganciarsi alla famiglia degli MSX sfruttando la motherboard dell'Olivetti M20, aderendo quindi alle specifiche MSX, e produrre un computer simile, simile al PC128, con il registratore già in bundle, però venduto già nel 1982-83, quindi 5 anni prima di uscire con un computer vetusto, quando fece l'Olivetti. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.